Buonasera a tutti voi e benvenuti alla puntata numero 13 di Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo a 360 gradi, come lo intendiamo noi di Rete 8. Vi presento subito che è qui con me in studio. Bentornato Gabriele De Bari, il nostro opinionista. Buonasera a tutti, buonasera. Solo soletto, però avremo un paio di collegamenti davvero importanti in audio o video tra pochissimo, soprattutto il primo, e poi avremo nel finale di trasmissione un altro collegamento. Speriamo che siano con noi questi importanti personaggi. Allora, Gabriele, io direi di partire dai campionati italiani che ci saranno. Noi diciamo sempre domenica 20, però in realtà cominciano il Perché 18, quello che conta venerdì. soprattutto è il Sì, campionato su su strada, ecco, strada io in ora linea, sia maschile che sì. femminile, anche se poi hanno un po' diviso, no? Perché quello maschile si fa in Emilia-Romagna, quello femminile invece in Puglia, Però a Bari, però quello diciamo maschile è quello più quello più importante, importante sicuramente. Però senza venerdì niente togliere alle 18 donne. giugno ci saranno le tre cronometro, quindi elite uomini, elite donne e donne juniores. Partiamo magari dall'elite uomini, perché insomma c'è Ganna che Sì, Ganna sicuramente su questo tracciato di 45 km. dovrà fare la prova generale in vista delle Olimpiadi, anche Esatto. perché i tracciati che hanno stilato i nostri commissari tecnici sono molto Molto simili simili. a quello che poi troveranno in Giappone, che hanno già visionato e che quindi somiglieranno molto. Quindi per Ganna si tratterà della prova che lo preparerà in vista delle Olimpiadi. Non è in discussione il suo titolo italiano perché è di gran lunga il più forte, l'unico che può dare fastidio è Affini, però Ganna comunque è È superiore. superiore sicuramente. Affini è comunque una buona alternativa da portare pure alle Olimpiadi. E Cassani vedrà soprattutto domenica quali saranno i corridori azzurri più competitivi in vista della prova olimpica, anche A Tokyo. se secondo me le Olimpiadi li vinceranno su strada i reduci del Tour. Si riduce il Eh tour. sì, perché le Olimpiadi si correranno poco dopo la fine del Esatto. Tour e chi viene da una competizione come il Tour di 3 settimane viene rodato, viene già tirato a lucido, come si Potrebbe dice. venire anche un po' stanco, No, forse. però No, tu dici di no. io penso che chi uscirà dal tour sarà favorito anche per le Olimpiadi. Non tanto fisicamente, Tu dicevo stanco magari arrivi, chi non mentalmente fa il un po'. tour arriva alle Olimpiadi dopo 2 mesi che non ha corso in pratica, che ha corso competizioni di breve durata e di poco impegno rispetto al tour. Il tour quando esci dal tour e stai bene, sei competitivo e per questo penso che si possa trovare a Tokyo un vincitore che viene dal Giro di Francia. E sarebbe davvero bello se sul podio, non dico sul gradino più alto, però ci fosse anche un rappresentante azzurro italiano. Non abbiamo tante chance. Ce l'abbiamo nella cronometro, quello sì. Ce l'abbiamo nel quartetto a squadre in seguimento, quello sì. Però su strada tutto quello che viene di buono è un di più, secondo me. Oh, tra l'altro si è appena concluso invece il campionato, più che campionato, il Giro d'Italia Under 23, che ha visto la vittoria di uno dei favoriti, no? Lo avevamo No, già del favorito detto, numero uno, Ayuso, Juan che Ayuso, già da oggi del team corre, Colpack Balla, che non è non è più del esatto. team Colpack, che già del team UAE, Emirates. perché è un corridore di categoria superiore, ha vinto 3 tappe, ha dato distacchi in classifica, il secondo a 3 minuti, poi a 4, a 7, a 8, distacchi enormi che non si vedevano da molto tempo, dimostrando di essere all'interno di una squadra competitiva, un corridore di categorie superiori. Sicuramente queste sono delle immagini che abbiamo ripescato di un'altra corsa, non era il Giro d'Italia Under 23, era credo la corsa del Belvedere che lui ha vinto anche in maniera piuttosto semplice.
tra l'altro il giorno precedente, aveva, qualche giorno prima, aveva vinto un'altra corsa. Era quindi, insomma, un professionista che ha corso con i dilettanti. Esatto, sì, infatti lo hanno descritto proprio così. Tu hai visto un po' tutte le tappe, no, del Giro d'Italia Under 23, aveva davvero un altro quando passo rispetto agli altri. Quando c'era una salita lui andava superiore agli altri, tant'è che i distacchi in classifica lo confermano, e stava in una squadra molto forte, certo. Che ha fatto anche sesto, undicesimo mi pare in classifica, però lui è in salita a un altro passo, poi ha già una mentalità da professionista, corridore che si sa gestire bene. Ma non è troppo giovane, ha 18 anni? No, qualcosa 19. Di più. È un fenomeno. 18-19. Vedi, a differenza dell'Italia, dove non siamo riusciti a creare dei corridori per il dopo Nibali, in Spagna sono riusciti a creare dei corridori competitivi per il dopo Contador. Loro l'hanno assorbito, che Contador è stato un grandissimo. Ha smesso Contador e ti dovrebbe diciamo avere, che la Spagna era un po' però che non aveva. Ti dovrebbe aver a parte il sempre verde Valverde. Dopo però di lui Contador non ha lasciato il vuoto, perché dietro ci sono tanti corridori spagnoli competitivi e forti. In Italia non è così, in Italia dopo Nibali siamo nel buio. Siamo nel buio, e questo davvero è un corridore, ripeto, che davvero ha mostrato di poter competere già con i professionisti. Sì, ma lui può correre già con i professionisti. Sicuramente. Ecco qui una foto, diciamo così, di gruppo con i dirigenti del team Colpack. Insomma, è davvero un corridore che poi farà parlare di sé. Per andare forte in salita ha anche un fisico di oltre 1,80 m, quindi mi ricordo un po' Indurain, che aveva un fisico del genere. E qualcuno forte ha detto che potrebbe essere il nuovo Contador. Sì, ma è fisicamente più alto, più alto di Contador. Contador non era alto così. Questo è un longilineo che va in salita in maniera eccezionale. Sicuramente, comunque insomma è un corridore, ripeto, di cui sentiremo parlare sicuramente molto. Diciamo che Gabriele, quasi ogni nazione ormai ha il suo giovane forte di talento. Solo noi ancora no. Manca all'appello l'Italia. In Giro d'Italia dilettanti abbiamo vinto delle tappe, ma non siamo stati competitivi in classifica, perché primo italiano mi pare sia arrivato sesto, di un compagno di Ayuso, si chiama Verre, stessa squadra, quindi è arrivato sesto a diversi minuti. Non siamo stati competitivi come classifica. Ecco, queste sono le immagini proprio invece di Ayuso in maglia rosa, che insomma è stato davvero, sì, era il favorito, però sì. Non è mai facile, no, ma poi essere sotto i riflettori, cioè, continuamente. I quarti e quinti sono arrivati a 5 minuti, 6 minuti. 10 giorni, non è 21 giorni, 10 giorni, quindi ha dato dei distacchi enormi, abissali. E poi credo che abbia vinto, oltre la maglia rosa, anche quasi tutte le maglie. C'erano 5 maglie, esatto. Lui ha vinto tutte tranne quelle dell'Intergira, a cui proprio non era interessato. Quindi maglia rosa, maglia bianca, miglior giovane. Miglior giovane, miglior scalatore e classifica appunto. E classifica appunto. Ha vinto quindi, tutto. Insomma, ha fatto. Ogni premiazione entrava sul podio 4 volte, praticamente scendeva e saliva e scendeva per vestire tutte le maglie. Oh, noi abbiamo parlato anche con Umberto Di Giuseppe, perché è l'unica formazione, credo, del Centro Italia che abbia partecipato al Giro d'Italia. Però, insomma, non è andato 23. Bene. Non è andato bene l'anno. Io ho visto Arancucini e Veius. Non è andato bene. Non l'ho visti mai piazzati nei primi 10, in 10 giornate. E questo mi fa capire. È vero che, bisogna dire, il tasso di qualità del Giro d'Italia. C'erano tante formazioni che hanno le squadre Pro Tour, ma mi aspettavo qualcosa di più, almeno in qualche tappa, di vedere i protagonisti. Allora, invece non l'ho visto i protagonisti. Facciamo così, Gabriele, torneremo a parlare del Giro d'Italia Under 23, perché dovremmo avere più tardi, tra poco, un ospite in audio o video, però abbiamo già invece al telefono un altro graditissimo ospite, si tratta di Marta Bastianelli. Buonasera Marta. Marta, mi senti? Pronto? Marta Bastianelli, vediamo se...
No, è caduta la linea. Marta Bastianelli, che invece naturalmente ai prossimi campionati italiani donne parteciperà il 20, domenica 20 giugno a Bari o comunque insomma in Puglia alla prova in linea insomma, la prova tricolore in linea. Vediamo se riusciamo a recuperare Marta Bastianelli, che ci facciamo dire un po' le sensazioni di questo percorso che sicuramente conoscerà o comunque conoscerà nei prossimi giorni. Vediamo un po' se abbiamo al telefono Marta Bastianelli. Buonasera Marta. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua, grazie di aver accettato questo invito. Saremo molto brevi perché so che non sei a casa tua, ma sei fuori. Insomma, campione italiani donne, domenica affronterai la prova in linea. Hai visto già il percorso? Ti piace? Cosa puoi dirci? Allora, il percorso l'abbiamo visto soltanto su carta per il momento. Ci sposteremo a Bari venerdì sera dopo le cronometro. Il Sì. sabato mattina saremo operativi per andare a vedere il circuito, quindi insomma speriamo che sia secondo le nostre idee. Quindi Monopoli, Castellana Grotte, 143 km, tu farai solo la prova in linea perché quella crono che partirà invece venerdì, non partecipi, non la fai. No, abbiamo deciso con la squadra così, cerchiamo di tutelarci un po' per la prova su strada. Insomma, non sono una specialista delle crono, poi tra l'altro quest'anno è anche una crono un po' difficile, quindi insomma sarò lì a presenziare con il mio gruppo sportivo le Fiamme Azzurre, visto che comunque ci vediamo molto poco, è giusto che io sia lì con loro, però non la farò la prova a crono. Ecco Marta, hai detto che hai visto soltanto credo in immagini il percorso, l'altimetria. Dove pensi che questo campionato si possa decidere? Ma secondo diciamo, le mie idee, forse tutti si aspettano che si possa decidere sull'ultima salita, però effettivamente il circuito è molto nervoso subito dopo i primi 70 km, quindi comunque anche lì bisognerà stare attenti alle fughe. E noi purtroppo siamo una squadra in minoranza quest'anno, perché siamo soltanto in quattro contro una polizia che schiera 12 atlete e anche la Valcar ne schiererà 11-12. Quindi insomma siamo quattro contro tutti, quindi insomma è un po' difficile, sarà molto difficile gestire la situazione, però come sempre ce la metteremo tutta. Marta, ti faccio fare una domanda da Gabriele De Bari che è qui in studio con me. Che Sì. possibilità hai, Marta, di vincere questa gara? Di far bene sicuramente ci sono le possibilità. Vincere è un'altra cosa, Lo so. ma per vincere sappiamo che ci vuole un mix un po' di tutto, quindi sicuramente cercheremo di fare del nostro meglio. Ovviamente se poi arriverà un gruppo ridotto nello sprint io potrò sicuramente dire la mia, quindi intanto cerchiamo di arrivarci, poi insomma, ci penseremo alla vittoria. Dovete cercare qualche alleanza con queste squadre molto più numerose di voi. Sì, diciamo che generalmente succede sempre che, non so, ad esempio la mia Cipollini aiuterà sicuramente gli atleti che fanno parte della sua squadra, perché poi la maglia è vero che la vinciamo con il nostro gruppo sportivo, ma poi la riportiamo all'interno delle squadre e quindi poi la valorizziamo lì per tutto l'anno. Quindi sicuramente le mie compagne con le quali corro tutto l'anno ci danno una mano. Il problema è che sono poche anche loro, perché sono in due. E quindi insomma sarà un po' difficile. L'italiano generalmente è sempre così, una gara un po' a sé, come un po' negli uomini, magari ci sta che la Tecnic schieri soltanto ballerini e si troverà lui a essere tutti contro tutti, quindi è un po' una gara a sé, è una gara anche a fortuna e a volte non vince il migliore, ma vince magari chi è stato più astuto, chi è stato più intelligente, chi ha avuto fortuna che la fuga andava avanti, perché magari le big si controllano, quindi è un mix di diverse situazioni che vanno sicuramente poi studiate col giorno. Marta, intanto mentre parlavi abbiamo rivisto le immagini della tua vittoria in casa a Notaresco del campionato italiano di qualche anno fa. Insomma, magari riuscire a fare il bis quest'anno sarebbe,
Una cosa bella. Beh, lì è stata veramente una gara che è andata proprio tutto come volevamo che andasse. Una gara che tra l'altro non sapevo neanche di correre, perché purtroppo ho avuto un problema a un ginocchio, sono stata ferma quasi un mese, quindi è stata veramente qualcosa che se lo studiavamo così non veniva fuori come poi è uscito. Infatti noi ci siamo immaginati prima tutta una gara diversa di quella che poi si è realizzata, quindi sarebbe veramente la ciliegina sulla torta in questo momento per me molto importante con le convocazioni olimpiche, e quindi di conseguenza vediamo. Marta, un'ultima cosa, almeno da parte mia, dopo i campionati italiani naturalmente ci sarà spazio per le scelte da parte del commissario tecnico per la formazione olimpica. Sì. Ci speri, sì. Diciamo che le scelte sono già partite già da un po' di tempo fa. Adesso si stanno concludendo, penso, le ultime, diciamo, idee che possa avere su un'eventuale squadra olimpica. E non so, se farò parte di quelle sue idee, io mi sarei fiera e contenta per coronare la mia carriera, altrimenti credo che non posso remunerarmi nulla, perché insomma mi sento di aver dato abbastanza. Poi per il resto le decisioni sono sempre degli altri e sicuramente non le mie. Quindi... Senti, davvero l'ultima, quest'ultimo anno e mezzo è stato durissimo per tutti, soprattutto per gli sportivi, credo, no? Perché vogliono mostrare il loro valore. Tu come lo hai trascorso? Com'è stato? Poche parole. Io il mio è stato infernale, purtroppo, perché ho avuto mononucleosi citomegalovirus insieme durante la quarantena, ce ne siamo accorti tardi, quindi ho iniziato le gare. E purtroppo avevo questi problemi fisici sottovalutati e di conseguenza ho continuato a correre non capendo che cosa succedeva. Quando me ne sono accorta era tardi, sono stata ferma un mese e mezzo, poi ho ripreso, ma sempre zoppicando. Adesso sono tornata un po' a ritrovare la luce del sole, quindi sono fiera di questo, sono contenta, perché poi i sacrifici sono tanti e di testa non è facile sopportare una situazione così, quindi... Perfetto. Perfetto. Grazie di cuore a Marta Bastianelli. Grazie, arrivederci. Arrivederci. E allora, naturalmente speriamo che Marta sicuramente saprà farsi onore, anche se diceva che la squadra è per i velocisti. Non è proprio per i velocisti, però chiaramente in caso di arrivo in volata, magari anche ristretta, lei sicuramente può dire la sua. Non so se dobbiamo andare in pubblicità, c'è il regista Danilo Cinquino, non riesco a leggere, Danilo, andiamo in pubblicità? Bene, di nuovo in studio insieme a Gabriele De Bari ed è arrivato il primo dei due ospiti che sarà con noi in collegamento audio-video, ve lo presento subito, si tratta di Antonio Bevilacqua, team manager della Colpack Ballan. Buonasera Antonio! Buonasera a tutti, buonasera. Voce squillante, sei felice dopo quello che ha combinato il tuo pupillo, eh? Ma Aiuso? Sicuramente sì. Al Giro d'Italia, sì. Under 23. Una vittoria che dopo tanti anni penso che il team Colpack, soprattutto il nostro presidente Beppe Colleoni, meritava un qualcosa di prestigioso, è arrivato con un Giro d'Italia veramente spettacolare. Ecco, prima di parlare del Giro d'Italia, magari hanno poi vinto. Hanno stravinto, esatto, perché oltre ad Aiuso hanno vinto anche la tappa a cronometro, hanno piazzato un corridore al sesto posto, quindi hanno, come squadra hanno stravinto. No, ma infatti quello che volevo dire, un grandissimo Aiuso, ma veramente c'è stata una grandissima squadra. Partendo da Verre, che sempre in tutte le salite lo ha accompagnato, che poi ha fatto primo degli italiani sesto, ha fatto un secondo posto, e Baroncini, che ha vinto la cronometro, e Gazzoli, e gli hanno proprio accompagnato fino all'ultima tappa. Senti Antonio, ma Aiuso ha fatto appena in tempo a vincere, perché già è andato nella Emirates, è così? È stato preso oggi ha fatto l'ultimo giorno con noi, l'ultimo allenamento, e adesso è in volo per Barcellona perché torna a casa, e dalla prossima
il farà il giro dell'Appennino con la UAE. Con la UE, insomma, questo ragazzo è giovanissimo, ha 19 anni? Non ha ancora compiuto. Non ancora, quindi avevo detto bene, 18. Ma non è, come fa un ragazzo così giovane ad avere questo passo già da professionista? Perché abbiamo visto delle immagini delle tappe vinte a questo Giro d'Italia, davvero un altro passo. Ma un passo, c'ha la testa pure da professionista. Sì, no, è un fenomeno, cioè... Forse è presto dirlo, però con i numeri che hai fatto, con i test che abbiamo fatto e delle verifiche che abbiamo fatto, è veramente un corridore è un fenomeno che sono sicuro che lo dimostrerà anche negli anni futuri. Ecco, parlavi dei test, no, che lui effettua, quindi tu sei a conoscenza, ci puoi dare qualche numero, non so, sulla potenza, sull'agilità, su non so come... Ma guarda, cioè, ti dico solamente un test che hanno fatto, sì, che hanno visto su una salita all'arrivo di Sestola. Sì, di Sestola, dove ha vinto, cioè, sì. Esatto, dove ha vinto lui, ha fatto una salita di 4 km 200 metri, ha fatto 15 o 20 secondi in meno di Bernal. Non è un dato che affidabile, però i watt c'erano e... Comunque è un corridore, questo qui è proprio un fenomeno. Ecco, ma come e dove lo avete scoperto? Se l'avete scoperto voi. Sì. Bravo. No, cioè noi abbiamo notato che in Spagna vinceva sempre. Poi la Emirates ci ha detto di prenderlo e ha detto ve lo presto. Ah, ho capito. Esatto, allora ce l'ha dato per un anno, diciamo, che dopo alla fine non è un anno ma 6 mesi. Però ce l'ha data a noi e questa è già una grande soddisfazione, perché tutte le squadre lo volevano, anche Continental all'estero eccetera, invece la Emirates, che c'è un rapporto un po' particolare con noi, prima con Saroni, adesso con Mauro Giannetti eccetera, e ce l'hanno dato a noi. Per noi è stata una grossa fortuna e poi, come ripeto, è stato accerchiato da una forte squadra. Sicuramente. No, ma questo ragazzo farà per caso qualche corso importante tra i professionisti da qui a fine anno, o lo terranno buono puntando tutto sul prossimo anno? No, c'è qualche corsa, però lui vuol fare San Sebastian, che è già una corsa World Tour, che diciamo al suo paese in Spagna. Poi farà un po' corse secondarie, per modo di dire, fa Lugano, fa l'Appennino, poi fa il Tour de l'Avenir con la nazionale spagnola e appunto qualche corsa un po' più importante. Senti Antonio, allargando un po' il discorso, perché oltre alla squadra, anzi alle squadre, perché voi correte non soltanto, per esempio oggi avete corso nella prima tappa dell'Adriatica Ionica Race, che ci sarà fino al 17 giugno se non ricordo male, e avete piazzato un altro vostro corridore sul podio, Davide Persico, che è stato battuto insomma da Elia Viviani, quindi voglio dire, è come se avesse vinto. Non a caso. No, Persico ha dimostrato di essere un bel corridore, giovane anche lui, giovanissimo, del secondo anno, ha vinto subito la prima gara d'apertura alla Sangeo, è molto forte in volata e oggi anche l'ha dimostrato, anche con i professionisti. Però adesso si è creato un meccanismo nella nostra squadra che tutti vogliono farsi vedere e praticamente stanno lavorando molto bene per mettersi in mostra per il passaggio al professionismo, perché la nostra squadra è di passaggio per un tutti. Trampolino di lancio. Trampolino di lancio. La nostra soddisfazione è quella, vedere dei corridori nostri che faranno un anno, 2 anni, 3 anni con noi, e poi passano al professionismo e li vediamo ancora. Cerchiamo di tutelarli nel migliore dei modi, di lavorare bene e di insegnargli il mestiere. Per il fisico che ha Ayuso, per come va forte in salita, a me ricorda un po' Baronchelli, un po' Indurain. Ma guarda, io ti dico la verità, io ho notato che questo qui va forte in salita, va forte a cronometro, sì, va forte in discesa.
Allora più Indurain di Baronché. Sì, un Valverde, un... E Valverde non va così forte in salita. Sì, però esatto, tra un Valverde e un Contador. Un po' in miniatura, né? Però cioè, ha tutte le caratteristiche per arrivare a quel livello lì. Poi la strada è lunga, ci sono tante problematiche, la testa, però adesso lui già ha una testa veramente da... No, ma si sa gestire, si è gestito come un professionista, non è mai andato in difficoltà mentalmente, sapeva quello che doveva fare, come comportarsi, cioè, uno dice che hanno sbagliato la carta d'identità, non ha 18 anni. No. Senti Antonio, è una riflessione che facevamo prima studio, ma diciamo che la Spagna ha trovato Ayuso adesso, no? questo talento, altre nazioni hanno i propri talenti a livello giovanile, l'Italia perché fa fatica a scoprirli? A scoprire magari vengono fuori un po' più tardi. Perché vengono più tardi? Perché magari il corridore italiano è un po' più coccolato, più mammone, capisci? Invece lì a 17 anni già vanno a vivere da soli, è tutto, cioè Ayuso vive da solo, si è trasferito dall'anno scorso e vive ad Andorra da solo e è già tutta un'altra mentalità, magari il corridore italiano è un po' più... ci vuole un po' più tempo. Poi per me ci sono dei corridori talentuosi. Cioè adesso non perché per dire vabbè, a parte Ganna che è giovane, poi ci sono dei Bagioli quest'anno è stato sfortunato, però già il primo anno che è passato professionista ha vinto delle corse, quest'anno ha vinto subito, poi è caduto lì alla Iguelia e l'hanno operato al ginocchio, adesso sta riprendendo, però sicuramente sono sicuro che prima o poi arriverà anche lui. Certo, adesso c'è un periodo, in questo momento qui nascono, ci sono dei fenomeni di 18-19 anni che veramente... Però uno guarda la classifica del Giro d'Italia, dopo il secondo posto di Caruso, che oramai è quasi 34 anni, esatto. Per vedere un altro italiano deve andare al quindicesimo posto. Giro d'Italia dei dilettanti, primo italiano è il vostro Verre che è arrivato sesto a diversi minuti, cioè non c'è un italiano che ti fa dire forse lui può essere il futuro sicuro, devi sempre accontentarti, questo dico, è un periodo che noi non abbiamo avuto il dopo Nibali, mentre in Spagna l'hanno avuto il dopo Contador. Certo. Eh no, questo Verre qui, tu hai detto il nome di Verre, per me è un ottimo ragazzo, perché se lui che ha aiutato tantissimo, anche troppo. Sì, ha lavorato tanto, ho visto le cose. Tantissimo, se no ha perso... Poteva fare quinto se non avesse lavorato... Anche di più, perché in una tappa di Sestola è rimasto indietro in salita, che ha avuto un problema, in discesa è rimasto indietro perché pioveva e ha perso un minuto e mezzo. Se no veramente magari te potrei arrivare nei primi tre, però... È giusto così perché ha lavorato tantissimo per Ayuso. Senti Antonio, tra poco ci saranno questi campionati italiani, sabato 19 giugno in provincia di Prato, i tuoi ragazzi proveranno a dare altre soddisfazioni, no? Sicuramente sì, ci proviamo, non è facile perché una corsa, campionato italiano è sempre una buona corsa particolare, ci sarà tantissimo caldo e poi bisogna vedere come si gestiscono dopo un Giro d'Italia, perché sai, sono abituati per 10 giorni a fare tanti chilometri, eccetera. C'è una buona gara, sicuramente cercheremo di far bene. Abbiamo un paio di corridori che anche il percorso è abbastanza adatto. Speriamo di centrare anche questo obiettivo qui. Un'ultima domanda, dopo i campionati italiani, come proseguirà la vostra stagione, Antonio? Guarda, noi proveremo a far bene al Val d'Aosta, al Giro del Val d'Aosta che si è un po' ridotto, sono solamente 3 tappe, 3 giorni di gara, e poi sinceramente ci concentreremo con il campionato europeo e il campionato del mondo, con i due nostri ragazzi che
Ecco, ricordiamo ancora qualche numero con il successo di Ayuso con la maglia Colpack. Quante vittorie avete ottenuto? Parliamo solo di vittorie perché Quattro. altrimenti i podi. No, No, no. dall'inizio della stagione. Ah. Quanti uomini Colpack hanno vinto Hanno corse? vinto 10 ragazzi, hanno vinto, mi sembra, 23 o 24 vittorie. Insomma. Poi 10 ragazzi diversi, quindi Sì, 10 anche qui ragazzi diversi, esatto, quella è un la gioco di squadra, soddisfazione. La No, vuol dire che sono forti soddisfazione è tutti. quella. Sono tutti forti questi ragazzi, speriamo che esca qualche Ma il prossimo anno ragazzo. chi passerà professionista? Questa è una bella domanda e siccome vanno bene spero di non perderli quasi tutti. No, Perfetto. comunque anche la nostra soddisfazione è quella di vederli passare al professionismo e di seguirli ancora. Bene, io ringrazio di cuore Antonio Bevilacqua, team manager del team Colpack Ballan. Naturalmente tutte le migliori fortune, soprattutto per i tuoi ragazzi. Grazie ancora. Ringrazio tanto, buonasera a tutti, grazie. Ciao. Salve, salve, ciao. Allora, non so se dobbiamo fermarci ancora per la seconda volta. Chiedo lumi al regista Danilo Cinquino, altrimenti andiamo avanti. Andiamo avanti, Paolo. Allora, andiamo avanti. Io adesso volevo proporre, anche a beneficio dei nostri telespettatori, per spezzare un po', no? Dal professionismo. Comunque, parliamo di ciclismo giovanile, perché la telecamera di Marco Romani è andata fuori regione, in Puglia, per documentare un'importante corsa della categoria Juniores, a cui naturalmente hanno preso parte anche diversi team abruzzesi. E allora, vediamo questo ampio servizio firmato da Marco Romani. 13 giugno a Cagnano Varano in provincia di Foggia si è disputata la decima edizione del Giro ciclistico Lago di Varano, manifestazione riservata alla categoria Juniores e valevole quale campionato regionale Puglia. L'organizzazione della SD Grotta San Michele Cagnano Varano Ciclismo del presidente Guido Coccia ha visto al via 90 atleti provenienti da tutta Italia. Percorso vallonato a circuito all'interno del Parco Nazionale del Gargano di 47 km da ripetere due volte con salita di 3 km nel tratto conclusivo con una media del 5-6%. Traguardo volante al termine del primo giro sotto l'arco di arrivo in Via Uria. Presenti sul percorso gara il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo e Giovanni Iannone, consigliere comunale con delega allo sport. Alle ore 15 trasferimento al chilometro zero e via volante. Siamo qui in fase organizzativa abbiamo detto, per il decimo giro ciclistico Lago di Varano. Ovviamente questa è la prima edizione di un certo livello perché ospitiamo 111 juniores provenienti da tutta Italia, ovviamente. Quindi dicevamo, oggi faremo questo bel campionato regionale dove eleggeremo il nostro campione regionale della Puglia. C'è anche il patrocinio del comune di Cagnano. Ok, patrocinio del Comune di Cagnano soprattutto perché questa manifestazione è stata avuta da me e anche dal sindaco Michele Di Pumpo, che è anche un frequentatore della bici, quindi ci ha tenuto a invogliare, incentivare questa manifestazione che già negli anni addietro avevamo fatto, però poi per un po' di anni abbiamo preferito fare la squadra ciclistica, allievi, esordienti e juniores, e quindi adesso siamo ritornati all'organizzazione della gara. Partenza via, gara molto veloce con continui tentativi di allungo. La fuga buona nasce dopo circa 30 km di gara ad opera di 14 atleti. Vantaggio massimo sul gruppo inseguitore 2 minuti e 30. A conclusione della prima tornata, traguardo volante a appannaggio di Valerio Tedeschini del team Gulp Pool Val Vibrata. Negli ultimi chilometri di gara, con il plotone che riusciva a recuperare la coda del gruppetto di testa, riuscivano a mantenere un leggerissimo vantaggio Daniello, Coccia, Fermanelli e Venturi. Su Via Uria, braccia alzate per Fermanelli Marco, Scapp, Trodica di Morrovalle. Secondo posto, Coccia Michele, CPS Professional Team, campione regionale Puglia. Terzo posto per Luigi Daniello, Unione Ciclistica Giorgione. Marco Fermanelli, beh, complimenti, una gran bella vittoria qui a Cagnano Varano. Sì, grazie mille. Oggi la volevo questa vittoria e un grazie va ai direttori sportivi, alla squadra che oggi mi ha dato una grande mano.
ieri abbiamo vinto anche a San Del Pidio con il mio compagno e la voglia era tanta di rivincere e oggi ci siamo riusciti, un grandissimo lavoro di squadra e speriamo di continuare così. È andata molto bene, una gara molto veloce, continui attacchi e poi questo allungo, no? Con un gruppetto alla manscoperta. Sì, c'era il mio compagno di squadra in fuga, è partito al primo giro dopo pochi chilometri, poi prima di imboccare la salita c'erano molti scatti e ci ho provato, siamo andati via con un gruppetto e abbiamo raggiunto il gruppo davanti e poi siamo andati forte molto in salita e poi me la sono giocata in volata. E adesso la prossima dove? La prossima andiamo a Roma, vicino Latina. E lì si farà bene ancora, dai. Sì, dai, lì proviamo a rivincere un'altra volta. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Michele Coccia, complimenti per te, seconda posizione in più campione regionale. Grazie mille, oggi la cercavo però purtroppo non è arrivata, siamo lì però dai. Eh beh, è arrivato un secondo posto, una gara molto combattuta sin dai primi chilometri. Ci ho provato fin dai primi chilometri, però senza troppi risultati, poi è uscita una fuga buona a fine primo giro, diciamo, e siamo arrivati fino all'arrivo. Ho visto che hai un gran tifo da queste parti. Sì, sono del posto. Ok. E allora, la stagione, diciamo, oltre a questo secondo posto, come va? Sta andando benino, dai, ho fatto un quinto a Canosa, mi sto piazzando, dai, non male. Non male, stai scalando comunque il podio? Sì, sono un primo anno, quindi tengo ancora i piedi a terra. Facciamo che la prossima corsa me la vinci? Sai dove? Sai dove? Mi sa a Roma andiamo. A Roma, alla capitale. Sì. Andrai a conquistare Roma. Sì. In bocca al lupo. Proviamo. Grazie, Crepi. Bene, di nuovo in studio con Gabriele De Bari, ma vi presento subito il secondo ospite che ci ha raggiunto in audio video, naturalmente, sempre grazie alla piattaforma Zoom, il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani. Buonasera Davide. Naturalmente la ringraziamo di essere sempre così disponibile con noi. Allora, sappiamo che si trova a cena, quindi a pochi minuti. Come vogliamo spenderli? Vogliamo partire dall'appuntamento più imminente dai campionati italiani che ci saranno a partire dal 18, però ovviamente il momento clou è domenica 20 giugno con la prova in linea. Cosa si aspetta Cassani dagli azzurri, insomma dagli italiani? Intanto oggi ha vinto Elia Viviani nella prima tappa dell'Adriatica Ionica. Sono a Prato di Pordenone, sono fuori dal ristorante, ogni tanto sentite un po' di rumore, ci sono un po' di auto, un po' di moto. Poi sì, venerdì campionato italiano a cronometro, Faenza, e domenica la prova in linea sul percorso dei campionati del mondo. E quindi un percorso abbastanza complicato, un po' meno difficile perché invece dei 9 giri affrontati al mondiale, quest'anno al campionato italiano faranno solamente 5 giri. Ecco, cosa si aspetta in particolare di vedere, prima ha fatto un nome Viviani, che insomma in volata sicuramente è uno è il più forte che abbiamo, no? Gli altri? Uno dei più forti, sì. Ma sai, per quanto riguarda, venerdì sarà una bella sfida perché siamo diventati un popolo di cronomen. Fino a qualche anno fa non riuscivamo, dopo Malori, a trovare corridori in grado di vincere. Adesso abbiamo Filippo Ganna, che è il campione del mondo, c'è Affini, che ha fatto secondo nel polo col Giro d'Italia, c'è lo stesso Bettiolla, c'è Sobrero. Correrà anche Gianni Moscon, quindi ci saranno corridori molto interessanti su un percorso simile a quello di Tokyo, quindi con 3 salitelle, un dislivello di 500 metri per una distanza di 45 km. Domenica, sai, su quel percorso ha vinto Alaphilippe, sono curioso di vedere la condizione di Vincenzo Nibali dopo il Giro d'Italia e anche di tutti quelli che sono lì a lottare per una maglia azzurra per Tokyo. Il percorso non è simile perché a Tokyo troveremo salite lunghe ed impegnative, a Imola ci saranno invece salite molto più brevi, però sarà interessante vedere come sono usciti dal Giro d'Italia i probabili olimpici. Non sentiamo, abbiamo perso Cassani?
Io sento. Ah, ok, ok. Cassani, volevo fare una domanda da Gabriele De Bari, che è qui con me in studio. Davide, due considerazioni. La prima è: quanti dei tuoi papabili hanno la maglia per Tokyo già sicura? E se secondo te chi esce dal tour non è favorito per la gara di Tokyo? Ma guarda, chi esce dal tour, non dimentichiamoci che il tour finisce la domenica e quindi le Olimpiadi è solamente 6 giorni dopo. È naturale che forse potrebbero avere qualcosa in più, perché il tour ti dà sicuramente condizione, però chi fa classifica credo che sentirà ancora un po' le scorie nei giorni successivi. È naturale che, come per dire l'anno scorso, corridori che hanno fatto il tour alla Philippe sono arrivati ai campionati del mondo, cioè senza far classifica sono arrivati al campionato del mondo in grandi condizioni, e quindi non è detto che chi fa classifica al tour possa avere ancora energie per fare una, o vincere le Olimpiadi. E invece sulla prima domanda di Gabriele, ma adesso io, sai, c'ho una rosa di alcuni corridori, qualcuno sì può essere sicuro, però preferisco non fare nomi. Non chiedevo nomi. I corridori ci parlo e quindi sono in contatto con loro, e tra l'altro li vedrò tutti sabato prima del campionato italiano, però sì, c'è qualcuno che è in pole, altri un po' meno, ma sai, portare ad un'Olimpiade di 5 corridori non è semplice, non perché è sicuramente sono di più quelli che meriterebbero la maglia per i giochi olimpici. Quando scioglierà tutte le riserve? Chiaramente tra un po', no? Dopo i campionati italiani sicuramente. Come? A fine mese. A fine mese, quindi bisogna ancora 15 giorni. Un po'. 15 giorni circa. Ci abbiamo speranze, Davide, per Tokyo? Ma io penso, allora, per quanto riguarda la cronometro, abbiamo una buona carta da giocare, che è quella di Filippo Ganna, anche se vorrei sottolineare il fatto che non è una cronometro come quella di Imola, completamente pianeggiante. A Tokyo ci sarà un dislivello di 500 metri, quindi un percorso abbastanza impegnativo, ed è per questo che corridori come Benepole e Van Aert soprattutto sono molto, molto, molto insidiosi, quindi se la giocheranno con anche il nostro Filippo Ganna. Per quanto riguarda la strada, sai, ci sono corridori che sulla carta sono un po' più forti dei nostri, però noi andremo con la voglia di fare bene. 5 anni fa avevamo un Vincenzo Nibali che era reduce da una vittoria al Giro d'Italia, si preparò il tour e abbiamo perso per colpa di una caduta. Qui la situazione è un po' più complicata, però abbiamo corridori che secondo me sono all'altezza, anche se, e questa è una cosa che bisognerebbe appunto sottolineare, avrò una squadra di corridori che quasi tutti hanno fatto o avrebbero fatto i gregari al Giro d'Italia. Cassani, io la ringrazio ancora per la sua partecipazione, però un'ultima domanda volevo farle. Sicuramente ha visto il Giro d'Italia Under 23, anche perché in fondo è una sua creatura, no? Lo ha voluto fortemente lei, il ritorno a certi livelli del Giro d'Italia Under 23. Volevo chiederle un giudizio su Ayuso, questo fenomeno, questo talento spagnolo. Sai, è un fenomeno, perché o almeno in questa categoria è un fenomeno. Primo anno tra gli Under 23, ha vinto il Giro di Romagna, ha vinto il Giro d'Italia conquistando tutte le maglie, vincendo 3 tappe, ogni volta che trovava una salita o quasi sempre staccava tutti gli altri. Vuol dire che stiamo di fronte a un corridore che ha dimostrato di essere forte, anzi ha dimostrato di essere fortissimo. E quindi sono curioso di vederlo tra i professionisti. Ha dei numeri da campione. Perfetto, grazie di cuore al commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani, che
ha impreziosito, no, questa puntata già bella di per sé. Allora, prima delle conclusioni finali, abbiamo ancora un filmato da farvi vedere. Torniamo a parlare di ciclismo giovanile. Prima eravamo andati, per così dire, fuori regione, in Puglia. Adesso torniamo in Abruzzo, perché sabato scorso, 12 giugno, a Turri Valignani c'è stata l'apertura della categoria Under 23, le varie categorie dei giovanissimi, dalla G1 alla G6. Il trofeo si chiama Pedale Teate Dal Sport, un percorso di circa 2 km da ripetere più volte in base naturalmente all'età dei ragazzi e delle ragazze partecipanti, dai 7 ai 12 anni, oltre 100 gli iscritti provenienti da tante squadre della regione, ma anche da squadre extraregionali. Noi sentiamo il sindaco di Turri Valignani Giovanni Placido e Roberto Marracino della Pedale Teate, che ha organizzato questa bella manifestazione. Finalmente siamo tornati a sorridere, anche se sotto le mascherine. Il sorriso c'è, si è visto, e finalmente abbiamo ricominciato anche a vedere delle manifestazioni come protagonisti le ragazze e i ragazzi di età dai 7 ai 13-14 anni. Bene, è stata una bellissima giornata in sicurezza, l'organizzazione è stata perfetta. Ringrazio il gruppo Teate e la ditta Dalsport, che sono stati impegnati ad organizzare questa splendida giornata, e farei veramente un grosso applauso ai protagonisti. La Pedale Teate torna a organizzare una gara dopo 8 anni. È lieto di farlo, l'ha fatto soprattutto per i ragazzi, dove qua il ciclismo in Abruzzo sta avendo qualche difficoltà. Speriamo che dopo questo Covid si riprenda. Volevo ringraziare anche voi di aver partecipato a questa gara, di averci dato la possibilità ai ragazzi di confrontarsi anche con delle realtà extraregionali, e vi invitiamo alla prossima gara, che sarà a Casoli il 1° agosto, dove svolgeremo un'altra gara per i ragazzi. Gabriele, naturalmente complimenti agli organizzatori per questa apertura dei più giovani, dai 7 ai 12 anni, però soprattutto i ragazzi e le ragazzine sono stati da i protagonisti, lì si no? Da lì si comincia. Da lì si comincia. Cioè, sempre trovare gente che ci mette a disposizione tempo, denaro, passione per dare a questi piccoli la possibilità di cominciare a gareggiare. Poi chiaramente i più forti arriveranno, gli altri no, ma... E questo fa parte della selezione. Avevano tanta voglia, anche perché si veniva da un sport. Periodo difficile. No? È stato un anno in cui non si è potuto correre, un anno in cui tante gare sono state cancellate per i problemi che conosciamo tutti, e riprendere, ricominciare anche per questi piccolissimi è una soddisfazione immensa. Adesso vi volevo parlare, grazie Gabriele, di un'iniziativa che martedì scorso ci aveva già anticipato il presidente della Federciclismo Abruzzese Mauro Marrone, che è stato con noi in collegamento. A Rocca di Mezzo, presso il Parco Naturale Regionale Silente Verino, è stato firmato un importante protocollo d'intesa tra la Federciclismo Regionale e l'ente parco, ecco qui questa immagine, proprio per dare impulso al cicloturismo, ovvero dare più slancio al turismo attivo e sostenibile, per instaurare un rapporto tra scuola, sicurezza e territorio, e infine anche per formare figure professionali dedicate al controllo ambientale. A sottoscrivere questo accordo, che ha una durata quinquennale, il commissario del parco Igino Chiucchiarelli, il presidente della comunità del parco Francesco D'Amore, il presidente della Federciclismo Abruzzo, come detto, Mauro Marrone, insieme ai tecnici Gianluca Colabianchi e Andrea Di Pasquale. Queste sono le due immagini che vi abbiamo proposto. Vi do anche un'altra bella notizia che riguarda la nostra regione, l'Abruzzo. Ci arriva dai campionati italiani della Federazione Master, che si sono disputati in Lombardia, a Somma Lombardo. Ebbene, Edoardo Malatesta, portacolori del team Battistini Amici della Bici di Teramo, si è laureato vice campione d'Italia tra gli Elite Sport. Lo vedete in maglia gialla, con la maglia appunto con la scritta Battistini. La seconda posizione di questo corridore originario di Roseto degli Abruzzi è stata accolta con grande soddisfazione da tutto l'entourage presieduto da Gabriele Stancheri.
complimenti a Edoardo Malatesta per questo secondo posto ai campionati italiani master che si sono svolti in Lombardia. Abbiamo ancora 5-6 minuti, Gabriele, io vorrei tornare su questi campionati italiani che ci saranno appunto domenica, la prova degli uomini elite ci sarà domenica, ci sarà in Emilia-Romagna, adesso vedremo anche un po' il percorso, un percorso che un po' ci ha detto anche il commissario tecnico Davide Cassani, un percorso che ricalca il mondiale, è un po' meno ovviamente difficile, come ci ricordava prima il commissario tecnico, però è un percorso impegnativo. No, è meno, meno impegnativo delle Olimpiadi. Ma al mondiale somiglia molto. Somiglia molto. Lui, secondo me, meno, lui sì. Secondo me di cinque componenti ne ha tre già titolari. Ne aspetta di scegliere altri due. Caruso? Poi? Poi ci può essere Nibali se gli dice che sta bene. Già gliel'ha detto perché lo sta aspettando. E poi Betiol, che secondo me farà sia la cronometro che la prova in linea. E rimangono in dubbio il compagno di... potrebbero esserci Moscon, che non mi veniva, rimane in dubbio Moscon, che può essere un corridore importante perché ha dimostrato di andare bene al Giro d'Italia e quindi sta in una buona condizione, è un corridore che va bene, va molto forte in pianura e tiene bene in salita, quindi è un corridore adatto a questo tipo di percorso molto, molto impegnativo e molto lungo nel chilometraggio. E poi ci possono essere anche Andrea Vendrame, che ha fatto un ottimo giro, c'è Conti, dipenderà da come il nostro capitano, che dovrebbe essere Caruso, starà, perché dopo il giro la condizione era straordinaria, bisognerà vedere a Tokyo dopo due mesi che condizione avrà. Certo, noi non abbiamo pedine da definire favoriti, noi dobbiamo correre di rimessa, siamo seconde linee e magari entrare in una fuga importante, magari sfruttare la situazione. Ecco, Viviani, ma poi in definitiva, tu che hai tanta esperienza, Gabriele, una corsa olimpica, non un mondiale, o comunque anche un mondiale, è diverso, come si corre? È diverso, perché la corsa olimpica corre in 5. Il mondiale lo corri in 8 o in 9. Ecco, come si corre allora una corsa in 5? In 5 non puoi fare grande gioco di squadra. Alleanze. Non è che se c'è, i francesi e gli spagnoli vanno in fuga e tu devi inseguire, hai 5 uomini, non hai 7-8 che ti e quindi devi stare. Possono entrare in gioco anche un po' le alleanze sì. Per compagni di squadra, di team, dico. E poi devi scegliere la fuga buona. Perché non si arriverà mai in volata. Questo, in un percorso così impegnativo, le Olimpiadi, cioè può essere una volata a 4, ecco, ma non si arriverà in volata di 20-30. Speriamo che uno dei 4 sia almeno un azzurro. Devi indovinare la fuga buona. Noi abbiamo corridori. Poi ci saranno all'inizio magari tante fughe bidone. Noi abbiamo corridori da fuga. Anche se poi, ripeto, solo 5 elementi, magari nemmeno. Non puoi fare grande gioco di squadra. Ecco, ma si guarderanno come sempre accade. È chiaro che gli italiani ci avranno dei punti di riferimento che possono essere, non so, uno o due francesi, uno o due spagnoli, gli sloveni. Ci sono i punti di riferimento a cui non dare spazio. Ci sono delle fughe su cui ci devi stare. Ecco, ma secondo te l'appuntamento olimpico è superiore per un corridore a quello mondiale? Economicamente no. Come prestigio come forse? Come prestigio sì. Perché comunque anche perché... Noi abbiamo Bettini, ha vinto due mondiali, però Bettini è ricordato soprattutto perché ha vinto Olimpiadi ad Atene. Quindi vale più quelle Olimpiadi, no, che c'è due mondiali, sono una cosa straordinaria, certo. Però quelle Olimpiadi risalta più dei mondiali. Quindi tu dici mentre che... economicamente nel discorso contrattuale con la tua squadra, diciamo, se vinci il mondiale stai per un anno con la maglia ereditata, se vinci l'Olimpiade
non ci stai. Okay. E questa è anche l'immagine. L'Olimpiade è poesia. Invece lì siamo nella prosa. Sì, nella prosa, che stai un anno con la maglia iridata, vai nei circuiti, magari prendi soldi, il contratto ha una forza di più, perché chi ha vinto un mondiale se lo ricorda tutti, e quindi sta in strada in tutte le corse più importanti della stagione. Chi ha vinto con l'Olimpiade c'è la medaglia d'oro, il prestigio, l'inno nazionale, che resta, cioè, l'inno rimane anche al però mondiale. Economicamente frutta più un mondiale. Senti, mi dici invece un nome secco per l'italiano, il campione italiano, uomini, vogliamo anche donne se vogliamo, non credo che la Borghini riesca a vincere un'altra volta. Ballerini, guarda. Ballerini? Sì. Anche lui? E corre senza squadra, perché lui corre solo, perché lui è solista. Koenig è solo lui, quindi corre solo. Però è uno che tiene bene, è forte in volata, e poi sai, non conosco le condizioni fisiche di tutti. Il campionato italiano è una corsa che supera i 250 km, sì. E sopra i 200 km... si corre un'altra gara. Sono 225. 225 km. Allora con l'Olimpiade. 225 con un dislivello di 3.677 metri. E quindi è una corsa metri. Molto impegnativa. Molto impegnativa, da Bellaria e Egea Marina sino alla città di Imola. Anche quindi, lì non si arriverà in volata. Perché si arriverà nell'autodromo. Sì, l'ultima salita dove è scattato la Filippe per vincere il mondiale. Lì sicuramente qualcuno andrà via. Naturalmente ci saranno i nostri due alfieri abruzzesi, Giulio, sì. Ciccone e Dario Cataldo. Noi ci speriamo sempre. Se Ciccone stesse bene, il trampolino di lancio dell'ultima salita sarebbe ideale, perché è una salita veramente impegnativa, non lunga, però ti fai il distacco. Però deve arrivare lì. Sì, poi si va in discesa fino all'autodromo. Però se stai bene lì puoi scollinare con quei 15 secondi che ti potrebbero bastare per arrivare fino in fondo. Perfetto, grazie di cuore come sempre a Gabriele De Bari, grazie anche a chi è intervenuto, si è collegato, grazie a chi ha realizzato i servizi e grazie a Danilo Cinquino che come al solito ha curato in maniera impeccabile la regia di questo programma. Programma che tornerà martedì prossimo. Risentirci e buona serata a tutti.